Ciao a tutti, oggi parliamo di una parte molto sensibile e delicata delle nostre moto, di una manutenzione che viene spesso sottovalutata. Qua vi ho preparato due coppie di ammortizzatori aftermarket, uno Bubellini e uno di un'altra azienda che ormai ha chiuso, tutte e due di ottima fattura. Una cosa che viene sempre sottovalutata è la manutenzione regolare degli ammortizzatori, definiamoli performanti. Gli ammortizzatori si dividono sostanzialmente in due categorie: quelli economici, come quelli di serie di alcune aziende, che sono sigillati, quindi non li posso aprire, e quelli di ottima fattura, come in questo caso Bubellini, questi di questa azienda, oppure come potete vedere qua anche Bitubo, sono comunque una bella azienda. Questi ammortizzatori mi permettono di poterli smontare e revisionare. Revisionare cosa vuol dire? Cambiare il parolio che è qua sotto, andare a vedere la situazione delle lamelle del pistone, cambiare la tenuta del pistone, eventualmente la membrana separatrice tra olio e azoto, il tampone di fine corsa ed eventualmente il silent block delle testine. Questa manutenzione è molto importante perché sull'ammortizzatore passano tutte le buche delle nostre strade, quindi si consiglia di eseguire questa manutenzione almeno ogni 20.000 km. Quindi si disassembla l'ammortizzatore, si cambiano tutte le parti, nuovi paroli, nuovo olio, nuova membrana separatrice e si ricarica con l'azoto. Questo lo possiamo eseguire su tutti gli ammortizzatori di ottima fattura, quindi Bubellini, questa azienda che ormai è chiuso, il Bitubo come abbiamo visto prima, anche Onis. Questo tramite il nostro centro specializzato sospensioni lo potete ottenere, quindi contattateci per preventivi e per capire di cosa si tratta. Bubellini ad esempio è l'unica azienda che ti fornisce manuale di servizio, che io lo definisco il libretto dell'ammortizzatore, in cui ti specifica ogni quanti chilometri o anni andare a fare i controlli e le sostituzioni. Vedete che indicano la prima sostituzione a 20.000 chilometri, in questo caso paraoli e oli, quindi di conseguenza tutti i controlli, e ogni 20.000 km o 3 anni, 5 anni, quello che raggiungete prima, un po' come il tagliando della vostra moto. Quindi, se avete ammortizzatori con più di 20.000 km, iniziate a pensare seriamente a revisionarli. Altro consiglio, prima di acquistare ammortizzatori usati, valutate sempre nel costo che, passato un tot di chilometri o un tot di anni, come consiglia anche Bubellini, andrebbero revisionati. Quindi, ad esempio, un ammortizzatore che costa circa 550-600 euro nuovo, se te lo stanno vendendo a circa 300-350 euro come usato, adesso è un ammortizzatore con più o meno un anno di vita, non di più, se no non ne conviene più andarlo ad acquistare nuovo. Grazie a tutti, se avete domande, come sempre, chiedete, contattatemi, non fatevi mai problemi. Ciao a tutti!